Benvenuti a un nuovo tutorial di Aquascaping Lab. Oggi un argomento un po' triste perché parliamo di malattie, però pensiamo che conoscerle e saperle distinguere sia importante per la salute del nostro acquario. Per riuscire a distinguere con sicurezza le malattie che ci troviamo ad affrontare nel nostro acquario nel corso dell'esistenza dei nostri pesci, dobbiamo tenere presente soprattutto le condizioni normali in cui i nostri pesci vivono e come agiscono. Quindi è ovvio che se abbiamo dei molli, dei guppi, dei portaspada che solitamente nuotano con le code ben tese e a un certo punto hanno le code strette oppure abbassate, è sinonimo sicuramente di qualcosa che non va. Come ad esempio un Corydoras che di solito razzola sul fondo e ha una vita prettamente sul fondo, con qualche puntatina in alto giusto per ricaricare l'ossigeno. Se invece continua e insiste a stare nella superficie, evidentemente qualcosa non sta funzionando. Abbiamo detto come le malattie nel nostro acquario sono spesso generate o da organismi esterni che si inseriscono nell'acqua, come ad esempio i batteri, oppure da scarso igiene o da valori che cambiano. Per un tutorial sul controllo del valore dell'acqua vi rimando a questo video. Le malattie più comuni che affliggono i nostri pesci sono abbastanza riconoscibili e potremmo dire in linea di principio sono la malattia colonnare, l'idropisia, la malattia del buco, la malattia dei puntini bianchi, la corrosione delle pinne e le micosi. Malattia molto frequente è la malattia colonnare. È derivata dalla presenza nell'acquario di un batterio che si chiama Flexibacter columnaris e direi che interessa più che altro la pelle, quindi i sintomi esterni possono essere il desquamamento generale sulla bocca, parti biancastre, erosione delle pinne. È sicuramente favorito anche da una scarsa igiene e purtroppo da l'innalzamento dei livelli d'ammoniaca, quindi nitriti e nitrati che sono in soglia molto pericolosa. Andate dall'acquarista e chiedete un prodotto specifico, però di prassi è bene fare un cambio dell'acqua parziale, come si sa, del 20% sul volume totale, per cercare di risolvere la situazione. Le specie che più o meno sono interessate sono i guppi, i black molly, i plati e i portaspada, quindi pesci piccoli che però spesso si possono ammalare di questa malattia. L'idropisia, o altrimenti detta malattia del ventre gonfio, è quella malattia che vede i nostri pesci gonfiarsi rispetto ai loro organi interni, quindi vedremo dall'esterno dei bozzoli, dei rigonfiamenti con le scaglie molto sollevate. Il pesce inoltre presenta una respirazione accelerata e ovviamente una difficoltà a nuotare in maniera normale. È una malattia causata da un virus che si chiama Brinavirus oppure anche da batteri, quindi gli agenti ovviamente sono esterni. Si consiglia di provare con un biocondizionatore, quindi un cambio dell'acqua e un biocondizionatore, o altrimenti chiedere all'acquarista se è necessaria una terapia antibiotica. Veniamo ora alla malattia del buco. La malattia del buco è una malattia grave e importante perché purtroppo tende alla cronicizzazione, quindi i nostri pesciolini se la contraggono saranno sempre poi predisposti ad avere ricadute in questo senso. Interessa soprattutto grandi pesci d'acqua dolce come ad esempio i grandi ciclidi, i discus, i gourami che sono una specie di betta più grande. Si manifesta a causa della scarsa ma soprattutto della cattiva alimentazione e si manifesta con dapprima delle depigmentazioni nella zona della testa del pesce che poi piano piano iniziano a essere delle vere corrosioni e poi dei buchi. Quindi ovviamente questa malattia, a parte eliminare la causa, cioè il cibo non giusto, e infatti come sappiamo, vi rimandiamo al video, il cibo per i ciclidi deve essere un cibo molto particolare e molto curato nella somministrazione, ad esempio. Quindi eliminata questa causa, però poi la malattia tende a cronicizzarsi, quindi crea un po' di problemi effettivamente ai nostri pesci. Una malattia molto comune nelle nostre vasche d'acquario domestiche è l'ittoftiriasi, cioè la malattia dei puntini bianchi.
È una malattia che interessa molte specie di pesci, dai pesci ilidi ai botia, ai pesci gatto e anche ai pesci rossi semplici dei nostri acquarietti di casa. Quindi la noteremo anche subito perché si presenta con una serie numerosissima di puntini molto piccoli su tutto il corpo del pesce, pinne comprese. Come possiamo fare per debellare questa malattia? In realtà deriva spesso da uno sbalzo di temperatura a cui il nostro pesce è stato sottoposto. Quindi si consiglia una terapia di calore, cioè per 10 giorni tenere il nostro riscaldatore in acquario a 30-31 gradi in modo tale che il pesce malato possa recuperare questo sbalzo termico che ha subito. Se alla terapia termica volete unire anche un farmaco, vi consigliamo di chiedere all'acquarista un antibatterico adeguato alla malattia dei puntini bianchi. La malattia della corrosione delle pinne è una malattia abbastanza comune ed è comune per quelle specie di pesci che hanno delle pinne molto belle, molto ornamentali, quindi larghe e molto lunghe e quindi tendono a comunque essere più delicati. Possono essere quindi gli scalari, i guppi, i pesci dalla coda doppia, ad esempio i pesci rossi, oranda, eccetera. Quindi è una malattia molto presente, che ovviamente ha i suoi primi accenni con delle piccole smangiucchiature di queste meravigliose pinne che poi diventano importanti, con anche delle striature di sangue che ovviamente devono essere curate. Si può usare dei biocondizionatori e dei cambi d'acqua perché comunque è sempre una questione batterica, quindi ovviamente l'acqua va leggermente depurata del 20% come si è sempre detto sul totale del volume e poi semmai anche qui l'acquarista può consigliarvi, se la situazione è molto grave, un antibiotico. Un metodo un pochino meno invasivo di una cura antibiotica è quello dei bagni salini. Si prende un po' di acqua dell'acquario in una bacinella, una quantità molto piccola, minima, di sale marino e si mette il pesciolino malato a bagno nella soluzione salina in modo tale che le pinne con il sale riescano a cicatrizzarsi e a disinfettarsi bene. Per quanto concerne le micosi, si tratta proprio di un altro genere di malattie, perché la micosi è data ovviamente dal fungo, da vari funghi che sono presenti in natura, nell'ambiente e che spesso possono aggredire i nostri pesciolini nell'acqua. Come si presentano? Le infezioni da funghi spesso sono delle velature biancastre, dapprima sulle parti, diciamo, periferiche del corpo, quindi sulle pinne, sulla coda, e poi via via si vanno a coprire tutte le parti del corpo, dalla bocca fino alla schiena. Quindi il pesciolino si presenterà biancastro, velato di bianco. Ecco, queste sono spesso sono infezioni da funghi che si possono combattere con un antifungino che comprate dal vostro acquarista. Giusto per concludere, ricordo due delle malattie parassitarie più consuete per quanto riguarda i ciclidi, che sono i vermi delle branchie e i vermi della pelle. Il pesce affetto da vermi presenta un dimagrimento, nuota male, si sfrega perché probabilmente ha prurito o comunque sente queste presenze sulla pelle e quindi è facilmente riconoscibile per una situazione generale di grande disagio del pesce. Chiedete al vostro acquarista un antiparassitario adeguato ai vermi delle branchie o ai vermi della pelle. A fronte di tutte queste malattie che abbiamo visto, si consiglierebbe, soprattutto nei casi di chi ha acquari grandi e ormai avviati, di procedere alle cure, quindi somministrazione di farmaci, in altri acquari più piccoli, disallestiti, che servano proprio per la quarantena dei pesci. Ricordo, se inserite un farmaco nell'acquario, ricordo che dopo la terapia è bene posizionare dentro il filtro dei carboni attivi, in modo tale che l'effetto dei farmaci via via, con lo scorrere dell'acqua nel filtro, si annulli. Noi di Aquascaping Club speriamo di essere stati esaurienti sulle malattie. Comunque, se avete altre domande, richieste oppure volete scrivere un commento, fatelo qui sotto. Grazie d'aver seguito questo nuovo tutorial su Aquascaping Lab.
Cliccate mi piace e iscrivetevi al nostro canale per ulteriori nuovi video che arriveranno ben presto. Grazie! Thank you.